Buongiorno, da questa splendida piazza, più purtroppo rovinata dalla pioggia oggi, aperta nel 1492, affrontiamo finalmente la terza data fondamentale di quell'anno, cioè il 12 ottobre, la scoperta dell'America, che è anche l'argomento che tratteremo più a lungo perché prelude all'età delle scoperte e quindi al vero e proprio inizio, secondo il mio parere, dell'età moderna e del predominio globale occidentale, che è durato fin più o meno al 2001 e che pare volgere, pare, la storia è imprevedibile. Si può ragionare per trend, ma può avvenire l'avvenimento che sconvolge tutti i trend, come è stata anche proprio la scoperta dell'America, ma tanti altri. Pare destinato al tramonto. E quindi affrontiamo Cristoforo Colombo e la Nina la Pinta alla Santa Maria e via dicendo. Due parole sulla questione delle origini del personaggio e sulle precedenti scoperte dell'America. Allora, il personaggio è genovese, punto. Può essere nato magari nelle vicinanze, alcuni studiosi dicono è nato ad Albissola, Savona, nelle vicinanze, ma è genovese. Qualcuno addirittura si spinge a pensare alla Corsica. La Corsica all'epoca era dominio genovese, quindi non ci sono dubbi, per vari motivi. Primo, i contemporanei lo consideravano genovese. Anche Piri Reis, il pirata ottomano che disegnerà la famosa mappa misteriosa, oggetto fuori dal tempo, lo chiama infedele di Genova e siamo in quegli anni lì, poco dopo quegli anni lì. Secondo luogo, è stato ritrovato negli archivi di Genova un documento chiamato documento a Assereto, un atto notarile fondamentalmente, in cui, per farla breve, Cristoforo Colombo in persona sotto giuramento giura di essere cittadino di Genova. Non ci sono dubbi. Poi lo sciovinismo spagnolo o catalano, perché poi ci sono anche quelli, ha cercato di inventarsi delle origini spagnole. C'è anche una tesi di un Cristoforo Colombo ebreo, quello possibile, ebreo convertito, che avrebbe cercato una nuova terra, per una nuova terra promessa, una specie di nuovo Mosè. Tutte ipotesi difficili da giudicare, perché il nostro eroe mantiene un certo riservo. Ci sono effettivamente molti misteri sul personaggio, comprensibili. Lui era uno straniero in una terra come la Spagna, che parlava di limpiezza de sangre, e quindi cercava di evitare di far capire che era, non era spagnolo. In più, se fosse stato pure ebreo, come qualcuno, ebreo convertito come qualcuno sostiene, peggio ancora, perché si sa che proprio nel 1492 in Spagna venne attuato il decreto di espulsione degli ebrei dalla Spagna, voluto dai re cattolici e dal loro confessore, il famigerato Torquemada. Le scoperte precedenti dell'America. Colombo no, non è stato sicuramente il primo. Prima di lui c'è stato per certo Leif Erikson, esploratore vichingo, che è arrivato più o meno verso l'anno 1000,
nel Vinland lo chiamavano, nella zona più o meno del Canada. Studiosi sostengono che possano esserci arrivati i Romani e addirittura i Fenici. Tralasciamo queste ipotesi basate più su speculazioni, su un ananas ritrovato in un mosaico di Pompei, sul periplo di Annone il Cartaginese come descritto da una fonte greca, non lo sappiamo. Ma prendendo anche solo l'unico sicuro, Leif Erikson non ha cambiato la storia. Il mondo è andato avanti tranquillamente senza le Americhe. Con Cristoforo Colombo, infatti, si parla non a caso di civiltà precolombiane, il mondo cambia. Piaccia o meno. La cosa ironica è che Colombo non si è accorto, non ha capito lui per primo l'importanza della sua impresa. Fondamentalmente lui voleva semplicemente cercare una via per le Indie, letto il milione di Marco Polo. Diciamo che era uno start-up, in un certo senso, era uno che ha presentato il suo progetto imprenditoriale, chiamiamolo così, di import-export, e cercava dei finanziamenti. Prima li ha cercati in Portogallo e poi in Spagna, dove Isabella, che ha avuto un fiuto non da ridere, ha capito che era una cosa che poteva avere un seguito, cioè, nel senso, le famose tre caravelle erano tre caravelle che la città di Palos doveva ai re spagnoli per una ribellione, quindi costo zero. Se Colombo è un visionario, perdiamo tre caravelle che ci hanno dato comunque a costo zero e finisce lì. Se però sto tizio avesse ragione, chi lo sa, potremmo davvero farci una fortuna. E così fu, solo che in mezzo si pensava ci fosse l'India. Sfottere Colombo oggi è facile, volevo arrivare in India, è arrivato in America, ma all'epoca nessuno sapeva che in mezzo c'era un continente, che fu la fortuna di Colombo, che si basava, allora Colombo era perfettamente consapevole, cioè tutti erano perfettamente consapevoli che la terra fosse tonda, si pensava che la distanza tra l'Europa e le Indie da Occidente fosse troppo ampia per essere colmata. Era un rischio, ma era un rischio che si doveva correre, perché i turchi, come ho detto nella puntata dedicata all'Islam, i turchi avevano bloccato con la presa di Costantinopoli la via per le Indie, quindi o si facevano come fecero i portoghesi con Vasco da Gama, anche dopo l'impresa di Colombo, dei periplo incredibili attorno all'Africa, circumnavigando l'Africa, oppure si poteva tentare questa nuova via. Colombo si basava sui calcoli di un geografo fiorentino, Paolo dal Pozzo Toscanelli. Quindi i 3492, come dicevo, si legano. Quello, la prima puntata dedicata al cambio tra l'Islam arabo e l'Islam turco, si lega perché la presa di Costantinopoli è fondamentalmente il primo motore che spinge gli europei a trovare altre strade per il commercio. Il Rinascimento, perché un uomo del Rinascimento ispira Colombo, Paolo dal Pozzo Toscanelli, che fa questo calcolo della circonferenza e dice sì, si può fare. Non si poteva fare, in realtà, perché la fortuna fu che c'era l'America di mezzo, ma si può fare. E quindi l'impresa parte. Un'impresa che è paragonabile allo sbarco sulla Luna, ma anche di più. Anche di più, ha cambiato, stravolto totalmente le nostre abitudini anche alimentari. L'ananas che avevo citato prima, le patate, il tabacco, il fumo. Sul fumo c'è anche una cosa divertente da aggiungere, che un vescovo spagnolo, mi pare Las Casas,
vedendo degli indigeni fumare, disse: ah, beh, hanno questo strano vizio di bere il fumo. Lui dice: bere il fumo, viziaccio che qua in Europa non prenderà mai piedi. Le ultime parole famose. E ha creato delle nuove civiltà che, piace o meno, hanno segnato totalmente il nostro vivere. Gli Stati Uniti portano il predominio occidentale, l'espansione occidentale nelle Americhe porta la civiltà occidentale cristiana all'epoca, anche diciamo completamente cristiana all'epoca, a espandersi in maniera molto più forte, molto più, in una maniera molto più importante rispetto alle altre civiltà, Islam compreso. Ma la diffusione del cristianesimo era anche una delle degli obiettivi della regina Isabella. Ma Colombo, ripeto, non se ne accorge. Lui è convinto di essere arrivato in India e di aver fondamentalmente fatto riprendere i commerci tra l'Europa e la Via della Seta solo da un'altra parte. Anche se poi si chiede perché dove arriva lui, vede delle civiltà che non sono paragonabili a quelle descritte da Marco Polo, cioè i tetti d'oro, civiltà evolute. Lui trova delle civiltà molto molto primitive, preistoriche. Ci sarà anche il capitolo sul rapporto degli europei, di Colombo in particolare, con queste civiltà da affrontare, che è un rapporto molto complesso che affronteremo forse nel terzo video che dedicherò all'età delle scoperte. Un rapporto controverso, un rapporto che ha portato in America ad abbattere le statue di Colombo o a vandalizzarle. Il povero Colombo è stato, tenendo conto che era sempre un uomo della sua epoca, il meno feroce, nemmeno feroce, sì, ha praticato un sistema che noi riterremmo schiavistico, che era all'epoca normale, bisogna sempre contestualizzare nell'epoca, ma non fu particolarmente duro nei confronti degli indigeni, ripeto, contestualizzato nell'epoca. Però è un rapporto molto controverso. Sta di fatto che lui stesso vede delle civiltà che non si aspetta, non si aspetta di trovare quelle civiltà, però resta convinto di essere arrivato in India. A questo punto arriva il secondo italiano che scopre l'America, è la nomina, Amerigo Vespucci, mercante fiorentino che si era stabilito a Siviglia, che si imbarca in alcuni viaggi anche con qualche conquistador, che arriva a toccare il continente, e ad un certo punto lui capisce, il primo a intuire, che non è l'India. Questa è un'altra cosa, e un altro continente, un nuovo mondo davvero. L'intuizione di Vespucci farà la sua fortuna postuma, perché in vita né Colombo né Vespucci alla fine sono stati eccessivamente fortunati, sono morti abbastanza poveri, abbastanza dimenticati tutti e due. Un geografo tedesco, Martin Waldschmidt, chiamerà il nuovo mondo America in onore di Vespucci. Vespucci non lo saprà mai. Esiste la leggenda metropolitana che Vespucci, un po' tipo Mozart e Salieri, Vespucci avrebbe defraudato Colombo della sua gloria. Non è vero, anzi erano amici. Si sa che erano in ottimi rapporti, e italiani che fanno sempre comunella quando sono all'estero. Vespucci ha solamente completato quello che Colombo non ha completato con la sua mente, il capire che è un nuovo mondo. La scoperta vera
consapevole a questo punto di un nuovo mondo, a differenza di quella vichinga, apre la cosiddetta età delle esplorazioni, che porta gli occidentali, perché siamo noi occidentali a arrivare a girare il mondo. La visione romantica dell'esploratore, ci sono anche gli esploratori che sono anche curiosi. Vespucci sì, era un mercante, ma era anche curioso. Colombo anche, tutto sommato. Ovviamente i finanziamenti li avevano non per il bene della scienza, ma perché le potenze che finanziavano volevano ricavarne dei vantaggi economici, e diventa poi una gara. L'America parla metà inglese e metà spagnolo, ma non bisogna dimenticare che ci sono anche i portoghesi e i francesi che fanno a gara a cercare di accaparrarsi di queste nuove terre. E a questo punto ci sarà anche il terrificante impatto sulle popolazioni indigene, che non erano dei santarellini, ne parleremo, perché gli aztechi, parliamone, ma verranno annientate da questa corsa all'oro. Poi di fatto nascono anche le leggende, l'Eldorado, ci sono i conquistadores, Aguirre, Lope de Aguirre, che cercano questa città tutta d'oro, dove il re fa il bagno nell'oro, addirittura tipo Paperon dei Paperoni. Cercano quello, è ovvio che la mossa è l'avidità, non è la curiosità, a parte in alcuni esploratori, non è nemmeno la diffusione del cristianesimo. La Chiesa è stata molto spesso accusata, anche lì il rapporto non è, è stata spesso accusata anche ingiustamente. Ricordiamo che i vescovi e i frati sono stati tra i maggiori difensori dei diritti degli indios. Tutti avranno visto Mission, o molti di voi avranno visto Mission, il film con Robert De Niro, ma Bartolomé de las Casas, vescovo, è stato uno strenuo difensore dei diritti degli indios. Parla del 500, attenzione. Sì, la volontà di convertire c'era. I missionari andavano lì anche per convertire, ma presero anche le difese di questi indigeni. L'avidità purtroppo ha mosso soprattutto questo, che è un grande capitolo della nostra storia sotto altri punti di vista, perché come sempre nella storia ci sono i due lati della medaglia. È un grande capitolo, i viaggi di Colombo, i viaggi di Magellano, poi ne parleremo, sono tra le più grandi imprese dell'uomo, fatti con gocce di nuccio, coraggio allucinante. Cioè, roba che davvero fa impallidire Gagarin a confronto, o l'Apollo 11. Però c'è l'altro lato della medaglia. L'avidità, la fame d'oro, la fame di ricchezza, soprattutto la corsa all'oro, che annienta intere popolazioni. Cortés. Da un lato Cortés è un uomo condottiero incredibile, è uno che brucia le navi, uno che ha un pugno di uomini e sottomette un impero, uno che brucia le navi alle sue spalle per dire così ci costringiamo, cioè o questo moriamo, cioè ci vuole un fegato che noi manco ce l'immaginiamo. Cioè, se pensiamo che i generali, i capi di Stato di oggi mandano al macello i soldati dagli uffici e mica scendono in campo, cioè questa gente rischiava, e rischiava pesante, e sapeva di rischiare con mezzi dell'epoca, Dall'altro canto c'è la parte peggiore dell'umanità,
cioè, quella che non smette, non, ancora oggi porta francesi e cinesi a depredare l'Africa. Noi pensavamo che il colonialismo fosse finito, invece no, l'avidità. C'è una nuova terra da depredare, purtroppo è anche questo da tenere in conto. Colombo, Cristoforo Colombo, sì, cercava l'oro anche lui, perché sapeva che comunque l'impresa gliel'avevano finanziata per quello, fondamentalmente. Sì, c'era anche nuovi popoli da convertire, ma era giusto la regina Isabella, che con un decreto vietò la schiavitù. Però era un po' l'unica che ci credesse, c'era la voglia di potenza, di potere. Appena scoperta l'America, spagnoli e portoghesi se la contendono le terre scoperte da Colombo. E Papa Borgia, Alessandro VI, appena eletto nel 1492, spagnolo, tira una linea, sulla cartina tira una linea e dice: questo va alla Spagna, questo va al Portogallo, la parte del Portogallo è quello che poi diventerà l'attuale Brasile. Poi infatti si parla portoghese. È il brutto della storia. Grandi imprese, ma anche avidità. Io credo di aver finito il video, qua mi stanno guardando come un matto, perché parlo di Colombo in Piazza Ducale. Fa niente. Se vi è piaciuto fate il like, lo sapete, la campanella, gli avvisi, a me fa un po' ridere dover dire queste cose, però bisogna ricordarle, pare, visto che siamo ancora pochini e se non aumentiamo vi mando i conquistadores a casa. Arrivederci a tutti.